Cremona si prepara a festeggiare il suo santo patrono. Domani, 13 novembre, ricorre la festività di Sant'Omobono. Via le celebrazioni già da oggi alle 17.30 in cattedrale con il canto dei Vespri e poi la Santa Messa prefestiva. Domani invece il Duomo di Cremona sarà aperto dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, perché sarà possibile visitare la cripta dove sono conservate le spoglie del santo patrono. In mattinata le funzioni alle 8, alle 9 e poi la solenne messa pontificale presieduta dal vescovo Monsignor Dante Lafranconi alle 10.30. Sarà presente anche la delegazione dell'amministrazione, che sfilerà in piazza con il gonfalone comunale alle 10 per poi incontrarsi con il vescovo davanti all'urna del santo patrono. A impreziosire la celebrazione i canti del coro della cattedrale diretto dal maestro Don Graziano Ghisolfi con l'organo del maestro Fausto Caporali. Al termine della Santa Messa, Monsignor Lafranconi si recherà come consuetudine alla Casa dell'Accoglienza per pranzare insieme alle persone in difficoltà, ospiti della Caritas cremonese. Alle 18 poi l'ultima messa della giornata, sempre in cattedrale. È in programma in Piazza Roma un mercatino dei colori e dei sapori per tutta la giornata, mentre alle 17.30 nel cortile Federico II tornerà la tradizionale distribuzione dei marubini. Anche nella chiesa di via Ruggero Manna, dedicata a Sant'Omobono, sono stati giorni di preparazione alla solennità, con le sante messe di ieri e di oggi alle 18.30. Omobono Tucenghi fu un mercante vissuto nel XII secolo ed era originario di Cremona. Si dedicò alla penitenza volontaria, alla preghiera e alle opere di carità e partecipò attivamente alla vita della città. Morì nel 1197, mentre partecipava ad una messa in questa chiesa. Il culto in città e nella diocesi iniziò fin dalla fine del 1300 e continua ancora oggi. L'intera funzione di domattina in cattedrale sarà trasmessa in diretta da Cremona 1, a partire dalle 10 fino a mezzogiorno.